perché puntata di Onorato, di Onobandana, che come al solito non riesce a tenere un cavolo di telefono in mano, per cui sotto in descrizione, oltre ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina, in descrizione troverete due link, uno se volete donare anche un euro al sito dell'Istituto Cinematografia Fornace, ovviamente per i nuovi prossimi futuri, ma l'altro serve per seguirmi in ogni dove e anche donarmi euro, da cui anche volendo non euro cash, ma anche non so, per esempio aiutandomi a comprare cose tipo un bastone a selfie, ecco, che magari potrei con quello tenere robe, magari non avere una situazione alla pelliccia che non mi ricordo mai il nome, è famoso perché spero con tutto il cuore sia ancora tra noi, e era tremendo che praticamente aveva una mano fermissima nonostante praticamente teneva la telecamera così, e aveva un modo per tenerlo che è molto simile a quello che uso io, forse quando ci riesco, però ecco, non sempre. In realtà non vi ho detto che cosa è oggi. Oggi è la puntata di Onorato di mercoledì. Oddio, no, guarda solo, uffa, mannaggia a me, mi pare il 13, vero? Sì, il 13 ottobre, iniziavo prima di iniziare a registrare, pensare che testa che ho. È tardi, in realtà, è tardi e abbiamo ampiamente passato. Siamo quasi alle 10 meno un quarto, sì, ciao, un'ora indietro, alle 11 meno un quarto, no, alle 10, insomma, diciamo che la puntata di oggi è quasi più di quella di sentire, no, beh, è un riassunto di quello che è avvenuto oggi, visto che siamo quasi alla fine della giornata, florita al naso, e niente, e poi devo fare anche la barba di corso, perché insomma, ecco, sarà una puntata molto flash, ma molto flash anche perché non è che ho tantissimo da dirvi, perché oggi in buona sostanza sì, sono stato a casa, ma diciamo che è stato un continuo tra telefonate, robe, in realtà non ho approntato un cazzo di lunedì, mannaggia a me, viene da piangere, perché non credo che adesso in un'ora farò cose, al massimo potrei già iniziare a farne una, quindi tocca che mi do una mossa, e però non di più, cioè non ce la faccio a farne di più, e purtroppo nei prossimi giorni sarò preso molto male, perché insomma, ecco, domani non sarà semplice, domani non lo so, forse finisco alle 5, ma credo che finirò anche molto più tardi, e poi insomma peggio verrà, perché venerdì insomma siamo presi un po' malino, un po' parecchio, e venerdì abbiamo diversi eventi per tutto il giorno e temo che finiremo tardi, temo che finiremo davvero tardi, e quindi ahimè, ecco, dovremo fare cose e basta, insomma, ecco, per cui insomma, diciamo che oggi nonostante sia stato a casa, in teoria non ero né smart né in altre cose, ero proprio in ferie, recupero ore, che sì, diciamo che sono arrivata alla bellezza di 231 ore di più, e in realtà ho sostanzialmente lavorato cioè giusto che mi sono svegliato più tardi, ecco, ma non è che non abbia lavorato, ho lavorato, in come, perché ho sistemato mail, ho sistemato questi ticket, robe che si erano aperti, che bisognava rispondere, eccetera, e quindi insomma è stata una giornata un po', come dire, un po' particolare. Alla fine siamo arrivati alle soluzioni, varie cosine, e perché registro a quest'ora e non prima, per qual motivo, perché in buona sostanza
ho finito poco fa, almeno credo, penso, non mi vengono in mente altre idee, mi sembra di aver scritto più o meno tutto, linee guida di quelle che saranno delle registrazioni che faremo nei prossimi mesi, temo, nei prossimi anni. E quindi insomma mi è stato chiesto di fare delle linee guida, purtroppo non c'era niente in giro che potesse essere, diciamo, utilizzabile a tal punto, magari ovviamente prendendo spunto, no, proprio nemmeno quello, non c'era nulla di tutto questo. E quindi quindi in buona sostanza ho dovuto sostanzialmente insomma creare qualcosa dal nulla. E ho scritto diverse volte, poi non mi è piaciuto, poi ci ho aggiunto delle cose, insomma fino all'ultimo sono stato a scrivere, a fare qualcosa dovrei aver fatto. Ora magari lo manderò, come dire, lo manderò in visione al professore, insomma, che diciamo è responsabile di questa attività. Speriamo che vada bene, se no io ce l'ho messa tutta e non so che inventarmi, per cui insomma questo è quanto. Poi toccherà, tra parentesi, che sento anche diversi professori, insomma, che si erano fatti avanti. Sembra una guerra, lo so, un pronto d'esecuzione, ma lo so, fatti avanti. Toccherà che li risento. Vabbè, uno gli ho detto: guarda, stiamo ancora facendo cose, per cui finché non è, non posso far nulla. E quindi vabbè, l'altro invece ha detto che faceva più o meno da solo, e che tanto io ho lo studio di registrazione, eccetera eccetera. E giustamente, se uno ha i mezzi e le robe va benissimo, cioè, non è una critica la mia, assolutamente, sia ben chiaro, cioè, se uno può va benissimo, cioè, voglio dire, se c'ha una telecamera decente, una roba così, c'ha quasi uno studio di registrazione a casa, va benissimo, cioè, meglio, cioè, voglio dire, se poi c'ha un minimo di competenze di quello che sono registrazioni eccetera eccetera, perché no, cioè, voglio dire, è una roba. A proposito, mi sono dimenticato però quello lì toccherà che modifico le cose, le linee guida, forse quelle lì delle slide, toccherà che lo riprendo e modifico, perché effettivamente sì, è una roba che non c'entra niente con le linee guida mia, ma comunque influiscono su, per cui devo, sì, mi devo ricordare, devo aggiungere un fatto, che le slide, non essendo una roba per bambini, insomma, ecco, per cui devi catturare la loro attenzione, so, con le stelline, cose che compaiono, transizioni particolari, insomma, c'è, cioè, una roba semplice, che comunque, ecco, per cui slide semplici, transizioni, se proprio devi aggiungerle puoi anche non aggiungerle, ma se proprio secondo te, se proprio devi, ecco, usate le transizioni di brevissima durata, insomma, roba di questo genere. Lo sto dicendo a voi, anziché insegnarlo, però più che altro quello forse va meglio nelle linee guida e non tanto in quello che scriverò io, anche se comunque ho fatto riferimenti a quindi vabbè. E quindi insomma questo, adesso poi farò da barba di corsa e poi insomma preparerò la mail in cui spiego al professore che nel frattempo non è che sono morto, ho dovuto inventarmi sta roba, per cui c'è voluto il suo tempo, e ho lavorato anche sabato e domenica per fare sta roba, per cui insomma non è stato semplice, non è il mio mestiere, diciamo, ecco, per cui insomma questi sono i tempi che con cui ho cercato di fare il più possibile, il più veloce possibile, ecco, salto le parole.
basta, quindi insomma questo, quindi ho lavorato anche oggi in buona sostanza, e ho lavorato anche oggi, ma oggi siamo andati a fare per appunto questa visita. Abbiamo fatto come si chiama, il campo visivo, e che dire, insomma, ecco, sono un ottimo cecchino, perché in buona sostanza sì, ci sono ancora i punti che vedo male qua sicuramente, ma ripeto, per me nessuno mi toglierà il fatto che il come si chiama, la montatura degli occhiali, perché sia dentro che fuori li vedo, cioè voglio dire, se il mio occhio era limitato da qua, scusatemi, magari smetto giusto, da qua in poi che luci, robe, non l'avrei viste qui, ecco, per cui per forza deve essere così. Però stranamente stavolta abbiamo visto anche almeno qualcosa che stava qua nel mezzo, e per cui insomma in teoria ho visto anche di più, anche come cosa, per cui forse anche l'occhio che si sta abituando a queste montature, a questo lenti, non lo so, insomma, sta di fatto, insomma, ho visto qualcosa di più, e per cui diciamo che la situazione forse dovrebbe evolvere per il meglio, ma vediamo un po', cambiamo magari cosa per cui sto facendo queste cose. lo so, sono molto criptico, però preferisco, insomma, ecco, un po' per scaramanzia non dire cosa di preciso, e per cui insomma, se volete capire meglio scrivetemi, insomma, nei commenti, e vi risponderò privatamente. Non so, ho sentito un verso, e quindi insomma, ecco, quindi diciamo bene ma non benissimo. Altra cosa, ho dovuto fare un'altra serie di acquisti e robe per domani, questi non sono in realtà per domani, sono proprio per domani. Speriamo che ne valsa la pena aver comprato sta roba. E robe che mi vengono in mente, ma non mi viene in mente tanto altro. Detto domani sarà una giornatina, una roba velocissima che riguarda Onorato. Oggi per appunto ho mandato in onda due puntate, perché ieri, come vi avevo già detto, sono arrivata alle 7 quando era, e mi sono accorto che forse non avevo pubblicato un cazzo, e vi avevo detto in quella puntata di ok, mo torno a casa, la visione, e poi la pubblico, e purtroppo io sono arrivato a casa che erano praticamente quasi le 8, tra che ho mangiato, tra che ho fatto, poi per di più ho avuto dei piccoli problemi che tra parentesi ho risolto questa mattina, e i problemi sono che praticamente se io mi collego con il mio computer di casa, ovviamente mi devo accedere in VPN, perché sennò altrimenti non riesco a accedere sulla rete, insomma, dove sta il computer del mio ufficio. Io mi collegavo quindi con il mio portatile collegato e incablato, attenzione a questa cosa, cioè quindi col cavo collegato alla rete, io mi collego a VPN, riuscivo anche a entrare riuscivo a entrare anche sul computer dell'ufficio, ma entravo qualche secondo, ma forse anche meno, e poi l'immagine veniva completamente frizzata, cioè praticamente tu muovevi il mouse ma non facevi niente, non riuscivo a comandare un cazzo, se non addirittura anche dopo un secolo, insomma
inoperabile. L'unica roba che cui riuscivo a collegarmi sul mio computer e utilizzarlo senza problemi, il mio computer d'ufficio, è tramite cellulare. Tramite cellulare ci riuscivo, sempre passando per la VPN, eccetera. Questa cosa, diciamo che può andar bene per cose più o meno semplici, ecco, può andar bene. Ma se devi scrivere, se devi lavorare su un video e quindi ti serve la tastiera e non solo, un monitor, insomma uno schermo un po' più grande di un 5-6 pollici del cellulare, ecco, diciamo che è un grosso problema. Come sono riuscito a ovviarlo, quindi come sono passato insomma a fare cose. E poi ieri, tra parentesi, non sono arrivato alle 8, sono arrivato un po' più tardi, ecco, e quindi insomma tra che mi sono preparato tutto quanto, erano le 10, ho detto vabbè, dico ormai trasmetteremo domani e trasmetteremo due per farmi scusare, ecco, immagino come tristi che eravate. E praticamente l'ho risolto, è una cosa veramente assurda, collegandomi in wifi alla mia rete. Cioè io mi sono dovuto praticamente collegare al wifi, quindi non alla rete col cavo fisico, a quello in VPN. Riesco a collegarmi sul computer del mio ufficio. Tra parentesi, la rete in VPN, gliel'ho detto anche ai colleghi, fa schifo. Ecco, spero si sia letto il labiale, fa veramente, ma proprio alla grande, non capisco perché, cioè proprio si rallenta tantissimo, ecco, cioè se ho fatto anche una prova, cioè praticamente senza VPN vedo anche un filmato in 4K senza problemi, insomma navigo anche a 100 mega in download senza problemi, sempre con la mia connessione formata da tre connessioni sommate, per modo di dire, assieme, eccetera, non una connessione diversa. Mentre se attivo la VPN, invio 4K, la vedo al, non lo vedo, veramente sta lì che carica e ci mette un secolo prima che mi fa vedere, la stolzone, eccetera, che è una roba assurda, è semplicemente assurdo, perché voglio dire, non è che mi collego su una rete diversa, cioè, boh, vabbè, l'hai fatto insomma così, però almeno riesco a collegarmi sul mio computer e lavorare, il mio computer ovviamente dell'ufficio, e quindi a quel punto posso fare il discorso che dicevo, cioè caricare il chissà, a proposito, il mio computer si è finito di fare una conversione, me l'ho dimenticato completamente e non riesce a fare, insomma riesco a lavorarci, ecco, per cui già questo è un'ottima cosa. E quindi avrei potuto, se avessi avuto il tempo oggi, fare diciamo, se avessi più che altro finito di fare queste linee guida, se avessi fossi riuscito a finire di scriverle prima, che poi il problema è che le ho rilette 3-4 volte, 5 anche di più, e ogni tanto aggiungevo cose, robe, poi non ho detto sta roba, per cui fammi a scrivere robe, trovare, insomma di fatto, insomma, ho scritto 6 pagine, non è che ho scritto un poema, però insomma sono pensate, sono meditate parecchio, anche perché insomma queste saranno cose che dovranno leggere e dovranno leggere professori o chi è, insomma, per cui ho cercato di non essere serioso, non essere, non parlare in tecnichese, ma nemmeno insomma parlare come se stessi, come se avessi davanti dei bambini, insomma, cioè ho provato insomma a trovare una via di mezzo e quindi
speriamo bene. E dicevo, insomma, ecco, praticamente ho trovato questo sistema, funziona in teoria, ecco, se avessi avuto il tempo avrei potuto sfruttare per nel frattempo fare montaggio video di registrazione, robe per cui mi stanno tarpinando e che purtroppo dovremmo fare questo fine settimana, tranne sabato di pomeriggio che andremo finalmente a tagliare questi e con molta probabilità andremo a fare cose, cioè in giro, comprare cose che oggi non abbiamo fatto, perché oggi abbiamo fatto qualcosa ma tutto limitato a zona spinea e pasta, insomma, ecco, non siamo andati oltre, proprio perché dovevo finire di fare sta roba e insomma mi ero messo in testa, ecco, di farle entro oggi, e proprio per togliere il meno possibile tempo per altro, insomma, ecco, perché poi oltretutto siamo qui della settimana, insomma, diciamo che non è una bella cosa. Ma no, beh, mi pare forse avessi detto venerdì, si riguarda un fine settimana cosa, però eccoci, cioè giovedì, ecco. E basta, non mi viene in mente altro, ecco. Diciamo che domani, ecco, abbiamo questa giornatina, insomma, un po' tostarella. Domani, dopodomani abbiamo un'altra giornata veramente tosta. E se domani forse torneremo a casa, non un orario normale, ma comunque non tardissimo, non alle 8, però ripeto, non lo so. E non ci metto la mano sul fuoco, e invece temo venerdì a voglia venerdì ho paura e torneremo a casa anche molto tardi. E lunedì, che io avevo messo a suo tempo smart schifo, tolto che adesso poi da venerdì non ci dovrebbe più essere, quindi non lo so se continueremo noi per motivi organizzativi, perché già avevamo predisposto il mese e così via. Sta di fatto che comunque lunedì sicuramente non, anche se fosse stato, anche se fosse confermato lo smart skiff fino a fine mese, e comunque niente, purtroppo salta lunedì, sicuramente salta martedì, niente, l'unico giorno che al momento rimane disponibile sarà per l'appunto venerdì prossimo, non questo, finché poi ovviamente non salta fuori qualche altra rottura di palle. Anche lì, invece di fare smart skiff, faremo comunque faremo una giornata di riposo, di recupero ore, e speriamo veramente di fare recupero ore, cioè nel senso stare a casa e riposare, non lavorare ancora, non ci credo. E poi la settimana dopo mi pare che stavo sempre lì, forse un giovedì o un venerdì, non me lo ricordo, comunque sì, anche il lunedì dopo che mi ero predisposto lì salta, e quindi niente, e basta. Per cui insomma, diciamo che sabato invece, beh, ci facciamo i capelli e robe, e vediamo un po' se riesco a sistemarmi, perché cioè sistemarmi un po' il lavoro, perché oggi nonostante tutto però qualcosa purtroppo me la sono tirata indietro. Nel frattempo che un pelo ha deciso di suicidarsi all'interno però della mia stessa carne, noi ci salutiamo e che dire, ci vediamo alla prossima puntata.